Bentornati a PCS Futsal, il momento della Serie C2, Matteo Lupini. Iniziamo dal girone A, andando sempre su puntinacalcioshow.com. Invariato il vertice col Real Stella ancora in testa col 14-2 sulla Fortitudo Fontanalini. Insegue la coppia Atletico Anzolamino e Terracina, vincenti rispettivamente contro Atletico Sperlonga e Real Fondi. Mentre per quanto riguarda il girone B, nel big match Generazione Calcetto e Grande Impero si dividono un punto, rimangono nelle prime due posizioni. Il Penta Pomezia ottavo si impone per 3-2 sul Dilettanti Falaschi. Andiamo a vedere proprio questa partita, Matteo, rifiato. Il Penta Pomezia vince per 3-2 contro i Dilettanti Falaschi, servizio di Daniele Silvestri. Pala Lavinium, sfida chiave tra Penta Pomezia e Dilettanti Falasche. Due lunghezze a dividerle, ma 7 punti nelle ultime 3 per i Penta di Magi. Mai segno X per il Falasche, reduce dal KO e voglioso del riscatto subito con Moncarda che si gira e col sinistro va potentissimo e gonfia la rete. Il vantaggio Falasche arriva al 6º, abbracci tra i biancoverdi, ma è immediata la reazione Penta. Sulla battuta Galasso Bolide è ancora ingenito, si gira e libera al destro, sulla respinta si fionda Babusci ed è una gran parata di Lograsso. Ma in monologo Penta va Galasso sul fondo e sul rimorchio Maccarinelli, altra grande chiusura. E poi la volta di Reale, diagonale con l'unghia, ancora il portiere dice di no. In avvio ripresa il Falasche prova ad allungare, ancora con Moncarda ed è un missile sulla traversa. Ma l'emozione più grande arriva sul rinvio profondo, sforbiciata pazzesca di Ingenito ed è rete. 1-1 ed è un golasso di Ingenito alla Van Basten che regala il pari al Penta ed esulta raggiante. La prodezza cambia la storia del match perché al 5º punizione imprendibile di Valenza ed è sorpasso 2-1 Penta. I pometini festeggiano ma rischiano sulla staffilata di Moncarda, paratissima, e dall'altro lato però vicinissimo Tarantino al tris. Sulla linea è decisivo il portiere perché sul fronte opposto Petrangeli si coordina e da sottomisura Ceci la infila ed è 2-2, torna al pari tra i due club. Ma quando ci si avvia alla fine, punizione Penta se ne incarica Pucino ed è una cometa fiammante. Ed è 3-2, siluro di Pucino e grande gioia per lui perché non c'è più tempo. Finisce così, vittoria clou per il Penta Pomezia su un buon Falasche e continua la striscia utile per il gruppo di Magi in un momento chiave della stagione. Momento chiave per il Penta che vince, è una partita molto tirata, Daniele. Sì, una partita molto tirata ma giocata molto bene da entrambe le squadre, in particolare dal Penta Pomezia, ha davvero creato diverse occasioni per sbloccarla, anzi per tornare in partita subito. Devo dire che ho visto un grande ordine tattico e anche un'importante disciplina comportamentale, un argomento questo a cui tengono molto i ragazzi del Penta. Molto bene anche il Falasche, ma poi permettimi, noi possiamo anche vedere queste immagini dietro di me perché c'è stato davvero un Eurogol che difficilmente si vede in una disciplina appunto come il sì, futsal, davvero una prodezza. Non so, i nostri grandissimo gol di Ingenito. Non so se vi è capitato di vedere un gol così nelle vostre carriere, Stefano Rocchi, Mugnaini facendo di sì, si vedono tutte le cose. No, proprio da loro in casa. Lorenzoni abbiamo avuto l'anno scorso, se non erro, Adriano Lorenzoni fece un gol su un rinvio, su una palla del portiere, defilato tutto dalla parte destra del campo, una sforbiciata clamorosa, un gol penso che uno tra i più belli che io abbia mai visto. Poi per Paolo mi sembra che c'era anche lui, quindi lo ricorda con un fantastico. Certo rammarico. No, io Adriano per me è come fosse un fratello. Poi tra l'altro il figlio gioca proprio con noi, sia con gli allievi che con la juniores, quindi è una famiglia. Adriano allena anche noi, abbiamo chiuso il cerchio partendo dalla rovesciata di Ingenito. Ma ha fatto veramente un gran bel gol, non c'è dubbio, è un gol veramente molto bello. Io Ingenito lo conosco e giocava all'Asco Pomezia Laurentum, è un pivot magari con qualche chilo di troppo, ma è bravo e ha questi colpi, insomma. Sabato al Palavinio abbiamo visto gol di tutti i tipi tra la vostra partita No, meno male che insomma due partite, due vittorie, loro hanno giocato subito dopo di noi e quindi bene così, insomma. Matteo, avevi delle statistiche da raccontarci su questa gara o sul Penta, cosa avevi preparato? Ebbene sì,
Caro Gabriele, partirei proprio dal Penta Pomezia. La formazione di Mister Maggi, su cui si sono soffermate le nostre telecamere, possiamo vedere dalle immagini, ha totalizzato 10 punti nelle ultime 4 gare, frutto del pareggio con l'Euro Massimo e delle 3 vittorie consecutive. In questo modo ha scavalcato i dilettanti Falaschi, che ha subito il secondo KO consecutivo. Nessun pareggio sinora per la compagine anziana, con 3 vittorie e 4 sconfitte. In trasferta hanno ottenuto solo 3 punti accumulati in 4 gare. Quindi sulla base dei dati raccolti da Matteo Lupini, un cambio drastico di campionato da parte del Penta Pomezia, ma l'avevamo evidenziato, evidenziato le possibilità di questa squadra in precedenza. Sì, perché comunque io non c'avevo dubbi sul buon esito del lavoro di Francesco, anche se aveva perso le prime partite. Francesco lo ritengo un allenatore molto bravo. Mi è capitato di parlare col presidente del Penta Pomezia, gli ho detto: l'importante è che tu non gli fai tirare la giacchetta dai giocatori, cioè nel senso che deve lavorare tranquillo, se i ragazzi lo seguono i risultati arrivano. Va difeso il lavoro dell'allenatore, quindi il problema è quello, 2-3 sconfitte consecutive. È un momento difficile, bisogna stringersi e bisogna andare avanti. Poi l'ha dimostrato, insomma, 3 vittorie consecutive, 3 partite difficili. Il dilettanti Falaschi comunque c'ha giocatori che hanno fatto categorie importanti, Lograsso, Moncada, quindi non era una partita semplice questa. Infatti. È stato importante quindi per il Penta portarsela a casa. Matteo Lupini, un quadro sulla Serie D, girone D. Di Roma, per quello andiamo su Calcio a 5 Live. Andiamo a vedere che in testa troviamo Atletico Village e Deor Futsal 704, che in questo turno hanno battuto rispettivamente il Città Eterna e Laurentino Fonte Ostiense. Il Cosmo Sardi risale in settima posizione dopo aver rifilato il poker al Forum Sport. Tra i marcatori da segnalare il gol di Valerio Tritrini, che con questo gol sale a quota 11 nella classifica dei marcatori. Sì, grande inizio di stagione per Tritrini, un grande momento anche per il Cosmo Sardia. Ci dobbiamo fermare, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Matteo Lupini, ringrazio Daniele Silvestri, i nostri ospiti di questa sera, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di PCS Futsal, sempre lunedì prossimo a partire dalle 21:30. Arrivederci.